Nivione è una piccola frazione del comune di Varzi che, a dispetto della modernità, ha mantenuto inalterate le sue tradizioni, a cominciare da quelle gastronomiche. Si cucina dai piatti più poveri a quelli più elaborati con la semplicità di un tempo. I salumi? Beh, siamo a Varzi. I primi piatti? I ravioli, i risotti con i funghi raccolti praticamente sopra casa. I secondi? Dal brasato al bollito, lingua e testina comprese. I pesci, logicamente non di mare ma di stafora, quelli che hanno il sapore fresco di sorgente e che si possono mangiare anche senza togliere la lisca. Tutti piatti gustosissimi, ma come si fa a mangiare senza avere sul tavolo la bottiglia del vino e una buona fetta di pane? Niente paura, il vino è quello delle piccole vigne del posto, i cosiddetti filagni, e il pane è quello casareccio, cotto nel forno di casa, a legna logicamente, quello dove si cuoce anche la gustosissima focaccia. Pane che si accompagna a tutto, dall'antipasto ai primi, è un'abitudine di noi italiani, ai secondi, senza il quale è assolutamente impossibile assaporare un intingolo, senza dimenticare che con un po' di mollica, non è galateo ma per qualche volta, si raccolgono quei gustosi sughetti che chissà perché rimangono sempre in fondo al piatto. E così a Nivione si è festeggiato il pane casareccio con una sagra che è giunta alla sua 16ª edizione. Davvero un modo insolito per proporre ai lettori la presentazione di un libro. A Bosmenso, ridente frazione del comune di Varzi, sorta in un'ansa riparata del torrente Stafora, si è voluto far toccare con mano ciò che è stato raccolto e raccontato con un paziente lavoro di ricerca di un mondo fatto di cose semplici delle quali a volte rimane solo il ricordo e poche testimonianze. Ne è uscita una manifestazione che ha entusiasmato non solo i partecipanti all'esibizione, ma anche il numeroso pubblico, tra i quali alcuni che hanno, con buoni risultati, voluto provare l'esperienza dei trampoli. Fuori l'acqua sì, è facile, ma dentro l'acqua non è che sia tanto facile. E quando è che usavate i trampoli? Usavamo i trampoli quando c'era pieno il torrente pieno, usavamo con i trampoli, non c'era nient'altro. E avrò avuto 6-7 anni, mio papà mi ha fatto i trampolini bassi, mi portava giù nella Stafora, lui con questi e io con i piccolini, e mi ha insegnato a bagnarmi per le prime volte, a caderci dentro. In primis era una sfida verso la Stafora perché a quei tempi venivo giù grande, grande, grande. Da un lato all'altro c'era anche 1,5 m, 1,70 m d'acqua. E loro con questi qua gli arrivava l'acqua alle ginocchia, era una sfida verso il torrente, insomma, e poi una competizione anche fra di loro e un passatempo nello stesso tempo perché divertimenti non ce n'erano. Ogni anno a Negruzzo, piccolo centro del comune di Santa Margherita Stafora, ai piedi del Monte Chiappo, centinaia di persone si prenotano per tempo per degustare i ravioli al brasato che vengono definiti a buona ragione superlativi. È questa una tradizione che si rinnova nel tempo, il sabato successivo Ferragosto, e che vede impegnati per la realizzazione del prelibato piatto tutti gli abitanti che, nello spartirsi ordinatamente i compiti, offrono un'impareggiabile ospitalità. Non può mancare la tradizionale musica del piffero e della fisarmonica e, a conclusione della festa sull'aia, un assaggio per tutti delle tradizionali torte fatte in casa. È per me un giorno di soddisfazione. Vedere una comunità così attiva, tanti giovani e anche qualche anziano che collabora a questa sagra. Per il mio comune è stata inserita nelle sagre importanti di tutto il territorio della comunità montana, ne sono fiero. Ne sono fiero e orgoglioso perché l'organizzazione degli amici dell'AIA, che è qui rappresentata anche dal suo presidente, non mi delude mai. È un gruppo attivo, propositivo, di volonterosi che tutto l'utile che acquisiscono da queste manifestazioni li investono anche per la comunità. Sì, siamo molto soddisfatti, anche quest'anno abbiamo il tempo che è discreto, speriamo nel bello, abbiamo fatto un 54.000 agnolotti. Abbiamo utilizzato un 130 kg di brasato e tutto va bene.